Bene, a Giorgia, con la scusa che non abbiamo dato a lei la precedenza, normalmente la diamo a tutte le signore, ma qui c'erano delle regole politiche che sono molto lontane dalle regole dell'eleganza e del buon vivere. Prego. Allora, buongiorno a tutti, grazie di essere qui, grazie agli organizzatori, alla stampa, ai presenti. Sapete quanto ci ho tenuto e quanto ci tenevo io particolarmente che prima della fine di questa campagna elettorale riuscissimo a trovare un momento per stare insieme, per dare l'idea di questa compattezza. Ci ho lavorato come ci hanno lavorato gli altri, ma insomma per me forse una responsabilità di più, si sa che insomma è competenza delle donne riunire la famiglia, no? Come sempre, si fa a Natale, fa sempre, quindi anche in questa occasione ho fatto, diciamo, ci ho messo del mio. A proposito di quello delle donne e di quello che ha appena detto Raffaele, che non so che c'entri con le donne, che dice che sono pericolosi i 5 Stelle perché sono contro tutti, contro tutto, si devono sfogare. Diamo un consiglio alle signore perché poi vadano a votare bene: picchiate prima il marito. No? E dopo vanno, sono sfogate e votano per noi. Da stasera, domani, dopo e anche domenica mattina andate a prelevare le vostre zie vecchiette e portatele a votare. Chi non ci sta alzi la mano. Ci state tutti, vinciamo.